Allora, buonasera a tutti. Io comincio, poi se entra qualcuno, ci sarebbero 2 minuti di chi entra, ma vi vedo già tutti quanti pronti, quindi mi sembra tutto a sera. Allora, io sono Stelio Verzera, tanto grazie per essere qui. Temo di essere l'unico oggi che non parlerà di codice, e non so bene se questa è una cosa positiva o negativa, lo scopriremo alla fine. In realtà quello di cui vorrei parlare oggi è qualcosa che è infrastrutturale, qualunque cosa voi facciate in team, e quindi dovrebbe essere utile a tutti voi, e a noi sta facendo una grande differenza. Allora, ho 15 minuti, perché sono qui, e quindi ho pensato che li sfrutterò per cercare di dirvi 3 cose. Non credo di riuscire a fare di più, e non potrò ovviamente entrare nei dettagli, ma sono a disposizione per il resto del pomeriggio per chi volesse approfondire. Prima cosa che vi voglio dire, siamo nel mezzo di una rivoluzione, nel senso etimologico del termine. Ci sono delle cose che stanno cambiando in modo radicale, e stanno cambiando in modo radicale il modo in cui noi lavoriamo. Rapidamente vediamo su che basi vi dico una cosa del genere. Per un secolo abbiamo organizzato le cose in modo che fossero stabili e prevedibili, in modo che potessero reiterare un'organizzazione nel tempo. Sostanzialmente tutte le organizzazioni di tipo gerarchico, tutte le organizzazioni di tipo gerarchico sono basate su questo assunto, ok? Quindi poche persone controllano un sistema che ha più livelli di profondità, realizzando qualche cosa che deve separare il piano, diciamo, in cui si pensa dal piano in cui si fanno le cose. Così nasce il management. Per un secolo abbiamo diviso le persone che dovevano pensare dalle persone che dovevano fare, ok? Questa cosa crea una serie di piccoli problemini che, presumo, essendo tutti di ultima generazione, abbiamo già tutti sviscerato. Primo, vado rapidissimo, colli di bottiglia decisionali, perché tutte le decisioni si vanno a infilare sopra qualcuno che è tenuto a prenderle. Secondo, colli di bottiglia di sviluppo delle competenze. Io sfido qualunque responsabile marketing o IT a stare al passo con quello che settimanalmente succede nel suo panorama, che è diventato sostanzialmente per una persona sola impossibile. Altre cose, giudizio non da pari, la tua promozione, la tua performance viene giudicata da qualcuno che non è al tuo stesso livello. Questo potrebbe in sé non essere un problema se non fossimo esseri umani, peraltro inseriti in sistemi che tendono a preservare il privilegio di pochi, e quindi l'oggettività della valutazione è molto facile che sia compromessa. Quello che negli Stati Uniti chiamano air sandwich, ossia la distanza tra il piano in cui la strategia viene disegnata e il piano in cui viene eseguita. Normalmente chi disegna una strategia ha una visione molto ampia, molto più ampia di chi poi la esegue, salvo che non ha la più pallida idea, come se guardasse a 1000 metri d'altezza, delle buche, dei semafori, di che colore sono, di tutto quello che succede al livello in cui le cose si applicano. Ovviamente vale l'inverso. Questo scollamento, ed è uno scollamento by design, uno scollamento che viene da come sono progettate le organizzazioni, crea grossissimi problemi nel momento in cui poi le persone sotto debbano eseguire la strategia che qualcun altro ha messo in piedi guardando dall'alto. Ovviamente il risultato di tutto questo è 11% di persone coinvolte nel proprio lavoro negli Stati Uniti, il che vuol dire che tutti gli altri stanno lì soltanto perché hanno uno stipendio a fine mese, quindi disengagement completo delle persone e delle organizzazioni. Potremmo continuare, ma non ho tempo. In buona sostanza, non c'è nessuno più contento di questo modo di fare le cose. Già da un po', in effetti, e per questo le cose sono in rapido cambiamento. Peter Drucker, non posso soffermarmi su chi è, ma chi non lo conoscesse, fuori dalla stanza per favore, ha scritto alla fine degli anni Ottanta: con cadenza di qualche secolo nella storia dell'Occidente avviene una trasformazione netta. Nel giro di pochi decenni la società si riconfigura, solo 50 anni dopo è già nato un mondo nuovo e le persone che vi nascono non riescono neanche a immaginare a fondo il mondo in cui loro nonni avevano vissuto e in cui erano nati i loro genitori. Noi stiamo vivendo oggi una di queste trasformazioni. Questa cosa nel frattempo è andata un filo avanti e oggi sta diventando, come si suol dire, mainstream. Sostanzialmente il sistema
su cui si è basata l'era industriale sta venendo giù molto rapidamente. Questo è sotto gli occhi di tutti in varie forme, ok? Da forme sociali a forme economiche. Siamo sostanzialmente in corso di rivoluzione, una rivoluzione in cui il 99% della gente, a tutte le scale, dai governi fino ai team di lavoro, ha capito che può lavorare meglio se non imbottigliata dall'1% che deve prendere le decisioni, semplicemente. Questo sta montando in tutto il mondo, potrei nominare Management Innovation Exchange, GARI-ML, STOS Network e poi se volete ne ho tanti altri, come un'onda in cui organizzazioni e singoli stanno realmente cambiando il modo in cui si lavora. Semplicemente come è successo ai tempi di Copernico, quando parlavo di rivoluzione, che cosa in sintesi sta succedendo? Finora abbiamo messo al centro le organizzazioni, la persona giuridica, i processi, il modo in cui si deve lavorare era al centro e le persone dovevano adattarsi a questo. Quello che sta succedendo adesso è l'inverso: stanno tornando al centro le persone e stanno nascendo modelli organizzativi che abilitano le persone con le loro peculiarità a lavorare molto meglio che nel modo opposto, in estrema sintesi. Quindi, prima cosa che vi volevo comunicare, è in corso una vera e propria rivoluzione, la parola non è troppo forte. Seconda cosa, questa rivoluzione riguarda le persone, okay? Riguarda come possiamo lavorare, ragionare e interagire in quanto esseri umani. Chi conosce il manifesto agile in questa stanza? Perfetto, non devo aggiungere molto. Quanto? 12 anni fa? Forse di più, 2001? Ok, comunque già un po' di anni fa si erano accorti che gli individui e le loro interazioni sono più importanti di strumenti e processi. Ok? Sostanzialmente in una frase è quello che ho detto fino ad ora. È che rispondere al cambiamento è più importante che seguire un piano. Da lì è partita una serie di modelli organizzativi che immagino moltissimi di voi sicuramente hanno sentito o magari utilizzano lo sviluppo del software, che permettono alla persona di essere il centro del modo in cui si lavora. E si va a scoprire che nel momento in cui si entra nella complessità delle persone, le persone auto-organizzandosi riescono a mettere insieme dei risultati molto più grandi di quelli che può progettare una persona sola o ovviamente realizzare una persona sola. Questo però apre un tema, che è il tema del momento, che è il tema della complessità. In quanto persone già siamo complessi da soli. Nelle nostre interazioni la complessità sale in modo esponenziale e sale ancora di più quando, come spesso succede in un contesto di progetto, le persone hanno interessi non sempre allineati. Okay? Nel momento in cui ci sia da negoziare qualcosa, la complessità diventa un fattore critico. In realtà, tutto ciò ce l'abbiamo sotto gli occhi in natura, ci sono molti studi in corso infatti su questo, si chiamano modelli sismergici, l'abbiamo visto nei pesci, l'abbiamo visto nei sciami di uccelli, api, l'abbiamo visto nelle formiche, ok? Ci sono dei modi per permettere a gruppi di persone, e vi posso dire, l'ho sperimentato sulla mia pelle, anche a gruppi di persone che non hanno mai lavorato insieme, il che è eccezionale, sulla base di pochi principi, di raggiungere in modo perfettamente coordinato dei risultati che sono di interesse comune. Sostanzialmente, quando ci troviamo a operare in un progetto, siamo in questa situazione qui. Al massimo abbiamo potuto vedere, restate con me nella metafora, le previsioni meteo per il campo di regata, al massimo, ma nulla ci garantisce che siano al 100% reali e soprattutto come e dove si muoveranno le masse d'aria mentre saremo in regata, non c'è modo di saperlo. E torniamo a rispondere al cambiamento piuttosto che seguire un piano. Se questo non bastasse, prima di scendere in regata, noi dobbiamo decidere come configurare l'attrezzatura, che vele mettere su, eccetera, eccetera. Se questo ancora non fosse sufficiente, ci sono altri player che cambiano quello che noi facciamo, che sono avversari, ma che sono anche partner. E per di più c'è il nostro team, con tutti i suoi problemi, chi non ha dormito la notte, chi vuole essere la prima donna e tutte le cose che conosciamo benissimo quando lavoriamo.
La risposta che il mondo sta dando a questa, cosa l'ho sentita a Vienna 2 settimane fa al Global Peter Drucker Forum, dove ho avuto il piacere di sentirla Charles Sandy, che ha sintetizzato, credetemi, 2 giorni di lavori di alcuni tra i migliori pensatori in ambito di management del mondo con una frase. Qui, chi non ha visto il Global Peter Drucker Forum, si è parlato di questo. Non credo che la complessità possa essere gestita, ma può essere utilizzata. C'è un mondo qui dentro. Questo significa smettiamola di cercare di controllare la complessità, nello specifico il nostro ambito dei progetti, e cerchiamo di capire come possiamo far sì che questa complessità giochi a nostro favore. Il mondo nel frattempo fermo non è stato, qualcuno ha sentito parlare di Toyota Production System, sicuramente molti di più hanno sentito parlare di Lean, Lean Thinking, Lean Management. È venuto avanti un concetto di iterazione verso la perfezione. Lean Management lo chiama Kaizen. Ok? Sostanzialmente la gente ha cominciato a iterare piuttosto che pianificare, quindi mettere davanti la velocità di apprendimento rispetto al seguire un piano. Ok? Questo permette, diciamo, questo è stato l'inizio di una disciplina organizzativa nuova che permette di organizzarsi così. Permette a degli individui che non devono per forza fare le scuole insieme di configurarsi rispetto a una minaccia o un'opportunità come un organismo unico. Di questo io vi vorrei parlare oggi, ed è il terzo punto, e sto per finire il tempo, ossia il modello di organizzazione liquida che noi abbiamo messo in piedi con Cocoon, lo stiamo utilizzando da 2 anni, ne stiamo parlando, abbiamo fatto dei workshop, quindi tutto quello che dirò è testato ed è in continuo test iterativo. Si parte dal decidere deliberatamente che valori e principi in un team sono più importanti di titoli e ruoli, e regole. Noi non abbiamo titoli, non esistono funzioni, ok? Questo significa che non c'è un responsabile di qualcosa. Esistono dei principi fondanti e dei valori su cui il team è allineato, che sono, se volete, l'unico boss che c'è all'interno del team. Nessuno dice agli altri che cosa devono fare. L'empowerment sostituisce completamente il controllo, non c'è nessuno che controlla il lavoro di nessun altro, ma empowerment significa dare alle persone degli strumenti per poter operare al loro meglio, ok? Altrimenti serve il controllo. Il comando è stato completamente abolito a vantaggio di dei meccanismi che coinvolgono le persone nella creazione del valore, meccanismi che sono meritocratici. Da noi, in un'organizzazione liquida, le persone guadagnano e hanno potere decisionale in proporzione a quanto valore stanno creando per il gruppo. Okay? E tutto questo è abilitabile con dei meccanismi che non lasciano poi adito a discussioni. Tra l'altro il valore è approvato dal gruppo. Questo fa emergere leadership naturali e non un management costituito. Non c'è un layer, non ci sono i manager. Ci sono delle persone che emergono come leader, e la cosa bella è che emergono come leader in situazioni specifiche. Ciascuno di noi ha delle fasi in cui vuole essere protagonista e delle fasi in cui ha bisogno di rallentare. Questo è naturale, un sistema meccanicistico precostituito crea un problema. Un sistema organico, se mi passate il termine, o liquido, risolve questo problema. Sostanzialmente è un modello in cui l'unica dimensione che c'è è una dimensione radiale, se volete, ossia le persone possono liberamente scegliere, salvo che siano poi in grado di farlo, se stare più al centro o più fuori, dove la distanza radiale, se volete, è il potere decisionale che la persona ha dentro l'organizzazione. In più, aggiungiamo, visto che siamo tecnici, una coordinata angolare. Le persone possono porsi in tempo reale dove ritengono di essere più utili, e lo fanno perché la reputazione è un fattore chiave. Il potere decisionale e il guadagno deriva dal loro riuscire a essere utili, e quindi spontaneamente non si infilano in cose dove fanno danni. Funziona, incredibile, semplicissimo. Se c'è un'opportunità qui o un problema, le persone che sono in grado di risolverlo si aggregano intorno all'opportunità o al problema, come abbiamo visto nella foto dei pesci di prima. Il nostro modello è fatto da 4 parti. Questa piattaforma che descrivo ora brevemente è una piattaforma, se volete, software, ma in realtà è una piattaforma di processi. Se siete meno di 10 o 15 persone bastano i Google Doc. Noi stiamo sviluppando una piattaforma software per abilitarlo, ma non c'è bisogno. L'importante è che ci siano queste 4 parti: una working board collaborativa,
chissà cos'è per esempio una Kanban board, l'importante è che sia visibile all'intera organizzazione, trasparenza, pull e WIP limit, limite sul lavoro in progress. Uno strumento o più strumenti per prendere le decisioni in modo collaborativo, su questo stiamo lavorando tanto, ne abbiamo già una serie, funziona benissimo, il più semplice che magari conoscete è il dot voting e si va a processi che possono durare anche qualche settimana. Un sistema di tracciamento della contribuzione delle persone, è importantissimo che sia visibile a tutti quanto si sta contribuendo all'interno del team. Questo funziona in un modo abbastanza evoluto che non ho modo adesso di, non ho tempo di descrivere, però sostanzialmente permette alle persone di valutare in gruppo il peso dell'attività e dividere retrospettivamente il valore creato tra le persone in percentuale. Okay? Lo fanno da soli, il sistema media, lo scostamento tra l'autovalutazione delle persone su quello che hanno fatto e la valutazione mediata da tutto il team che abbiamo misurato non supera l'8%. Le persone sanno benissimo quanto sono state utili, benissimo. Ovviamente un sistema di tracing della reputazione in un team di 7-8 persone vi conoscete, quando iniziate ad essere 30, 40, 100 persone serve un sistema interno che traccia sia quando entri nel team sia in tempo reale chi vale quanto, per quale motivo. Questo realizza una piattaforma in cui non serve nient'altro. Serve avere un obiettivo, le persone propongono, decidono cose da fare per quell'obiettivo, le cose vengono fatte, chi sta performando meglio, qualunque cosa questo significhi per il team, ha più potere, guadagna di più e aiuta il resto del team. Sostanzialmente si realizza quello che vedete in uno stormo, in natura, ci siamo arrivati dopo 2 secoli di era industriale sostanzialmente. Si può fare in tantissime persone, ci sono organizzazioni negli Stati Uniti che lavorano così con 3.400 persone, ok? Noi siamo solo 30, ci arriveremo. Io ho finito, ultima nota, tra le cose che abbiamo tolto in Cocoon ci sono i colloqui di lavoro, le persone iniziano a entrare a lavorare in un team direttamente e si vede semplicemente come vanno, quindi se qualcuno fosse interessato a saperne di più di quello che ho detto, non potevo scendere più nel dettaglio, o a collaborare con noi, magari vi spiego pure quello che facciamo, mi contatti, questo è il sito di Cocoon, questo è Twitter e mi trovate in entrambe le cose. Grazie!